Vorrei aprire il format delle speculazioni per provare a prenderci qualche volta. Vediamo un po'. Di recente mi è capitato sotto gli occhi questa news, ovvero che è stato beccato il brevetto del nuovo controller PS5. Che sarebbe questo? Da questo brevetto possiamo verificare che il controller essenzialmente rimane invariato a quello PS4, ma si vanno ad aggiungere due tasti. E questo è bello perché si va a collegare alla news di tempo fa, dove veniva venduto a parte un sistema che aggiungeva due tasti ai controller PS4. Quindi la domanda mia che mi pongo: se il controller PS5 sarà con questi due tasti aggiuntivi, non è che quel add-on che vendevano qualche tempo fa, che hanno dichiarato, nasca dall'esigenza di rendere i controller PS4 compatibili con le funzionalità di PS5? Quindi la domanda è questa: non è che PS5 sarà retrocompatibile con PS4? O soprattutto viceversa, che i titoli PS5 gireranno male anche su PS4 Pro? Creando così un'analogia con la console di Redmond, ovvero la Series X, che è già dichiaratamente compatibile fino a Xbox Classic. Inoltre, se fosse così, forse ci ritroveremmo a una console Sony con controller molto simili a quello che accadde tempo fa con i controller PS1 e PS2, che erano interscambiabili, funzionavano tranquillamente su entrambe le console. Inoltre, per chi è sul pezzo come sottoscritto, se vi ricordate, tempo fa ci fu un rumor che diceva che il controller PS5 sarebbe stato presentato a inizio del 2020, mentre la console all'incirca tra aprile e giugno del 2020. La butto lì. Volete scommettere che il controller verrà presentato al CES 2020, che si terrà settimana prossima? Luogo molto adatto alla presentazione di un prodotto consumer come il controller della PS5. Al contrario, la console vera e propria, io mi aspetto che venga presentata ovviamente alle 3. Avrebbe molto più senso come cosa. Adesso sta a voi. Che ne pensate della mia speculazione? Pensate le stesse cose o avete un'idea diversa? O soprattutto, pensate che i rumor siano tutte cazzate? O questi rumor siano affidabili come al solito? Che ormai si sono sostituiti all'ufficio stampa ufficiale delle case produttrici. Fatemelo sapere nei commenti. E alla prossima!